Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della sfida di campionato contro la Pro Vercelli, le chiedo come è andata questa settimana e come si sono allenati i ragazzi. Questa settimana è andata bene, abbiamo avuto a che fare, come penso tutte le altre squadre d'Italia, con il primo caldo, quindi l'allenamento di lunedì pomeriggio alle 3 è stato un allenamento che i ragazzi hanno sofferto particolarmente, poi dopo insomma la temperatura si è riabbassata, ma insomma penso che faccia caldo per tutti, da qui in avanti faccia caldo per tutti, quindi ha un po' condizionato questo, positiva perché recuperiamo Ferri che oggi si è allenato con la squadra e ci rimane fuori solamente Vitorini, quindi una settimana positiva. Sì, buonasera Stefano. Buonasera a te, ben trovato. Ripensando un po', non ti dico che l'ho rivista, sarei bugiardo, ma ripensando alla partita con la Gian Erminio, si è incensato particolarmente la prestazione con il Mantova, ma secondo me col senno di poi non è che si siano differenziate di parecchio, anzi alcune cose io le ho viste migliori con la Gianna stessa. Beh sì, anche i numeri ti confermo che dicono quello, insomma, cioè l'indice di pericolosità è stato forse più alto della partita con il Mantova. Il rammarico è aver buttato via, io che l'ho rivista più volte ti dico che il rammarico è quello di aver buttato via magari il primo quarto d'ora, i primi 18 minuti dove siamo stati molto sporchi, abbiamo sbagliato tanti appoggi semplici, quindi ho chiesto alla squadra di trovare quella tranquillità che hanno trovato poi nel secondo tempo anche di palleggio, anche nei primi minuti, perché secondo me abbiamo buttato via forse preoccupandoci troppo della Gian Erminio, abbiamo buttato via troppi minuti per poi entrare in partita. Quello insomma è un aspetto che ho evidenziato la squadra. Insomma. Buonasera Luca. Buonasera. Questo può essere quindi una chiave per interpretare l'interpretazione per la gara con la Pro. E a proposito di trend di cui si parlava prima, la Pro Vercelli è una formazione che ha, mi pare, me l'ero segnato, solo 3 partite ha vinto fuori casa, 15 punti in trasferta su 47. Insomma. Quindi, vuol dire che partite ti aspetti? Quindi non ti puoi fidare di queste cifre, immagino. No, e poi ci può essere una spiegazione. Sai che guardiamo tutto quanto, la spiegazione può essere che in casa hanno un campo in sintetico, giocano in un sintetico dove si allenano tutti i giorni, quindi questo può essere un fattore, anche se io ci credo veramente molto poco. Loro hanno 47 punti, hanno trovato la loro tranquillità, riferendomi naturalmente alla salvezza, ora anche loro saranno concentrati sui playoff, però come vi ho detto la scorsa settimana sono in astinenza da vittorie, ma non vuol dire che sottovaluto la partita. Penso che la squadra debba sabato mettere in campo tutto quello che ha per cercare la vittoria, è una cosa fondamentale e, come visto quello che abbiamo detto prima, dobbiamo iniziare dai primi minuti, sempre con la concentrazione giusta in non possesso di palla, perché loro hanno giocatori pericolosi, mi sembra che abbiano fatto 47 gol e ne abbiano presi 46, quindi questi sono un po' i numeri di questa squadra che fanno capire che davanti sono una squadra pericolosa e dobbiamo essere molto concentrati, però l'atteggiamento deve essere di una squadra che vuole fare bottino pieno dal primo minuto. Ecco. Frosinini come sta? Come ha ripreso dopo la partita, dopo la sostituzione che precauzionale non è perché non aveva 90 minuti, se in ottica provaziale si potrà vedere per tutta la partita? Beh, Frosinini sapevamo che non avrebbe avuto tutta la partita e nel momento in cui è andato in difficoltà l'abbiamo levato, ma ha fatto la settimana completamente con la squadra, non ha fatto neanche un allenamento differenziato, quindi è a completa disposizione, sta bene insomma, con la speranza di aumentare il minutaggio che ha in partita, perché sicuramente una settimana in più dopo essere stato fermo diverso tempo è importante.
ti chiedo sebbene sia presto e tante squadre siano direttamente coinvolte, perché anche Renato adesso vincendo quella partita farsa secondo me col Mantova, tu ti sei fatto nella tua testa un'idea di quanti punti possono servire per arrivare ai playoff? Io ho scritto 6, 5, 50 potrebbe essere. Ma io non ho fatto il conto preciso, avevo fatto quello della salvezza, quello dei playoff non l'ho fatto, però si ritorna al discorso di prima, noi abbiamo due partite in casa, Provercelli e Renate, e poi una partita tosta che può essere quella di Vicenza. Abbiamo tantissimi diffidati, quindi bisognerà stare attenti a tutto quanto, però noi bisogna provare a vincere le partite. Anch'io penso che 5 punti possano bastare per andare ai playoff, però noi dobbiamo partire da cercare di fare bottino pieno la prossima partita, che sarebbe già un passo importante secondo me verso i playoff. A livello tattico, Nicola Giara aveva parlato di un atteggiamento diverso da parte degli avversari rispetto agli altri concorrenti, e si è visto un po' il modulo, in corriga se sbaglio, visto col Mantova. Ma sì, è semplice, nel momento in cui, perché non sapevamo come avrebbe giocato la Giana, se con una difesa a 4 o con una difesa a 3 o a 5, chiamatela come volevate, però i giocatori che avevo mandato in campo potevano tranquillamente giocare con Giannotti con due punte, Anastasia e Italeng, oppure Italeng prima punta con Giannotti e Anastasia sotto, e la scelta l'avevo fatta per quello. Io pensavo che la Giana avrebbe giocato a 4, quindi avevo detto ai ragazzi che avremmo lavorato 1-2 con Giannotti sotto a Anastasia e Italeng, poi quando mi sono reso conto che invece avevano una difesa 3, quando ho visto la distinta e mi sono reso conto che avevano una difesa 3, abbiamo fatto prestissimo a cambiare. Naturalmente in settimana avevamo già lavorato su tutti e due i tipi di scalate da fare, sia con due trequartisti in una punta che con un trequartista e due punte. Però insomma, abbiamo già detto la scorsa settimana, 4-3 e poi dopo possiamo giocare con due trequartisti in una punta, con due larghi in una punta, con due punte e un trequartista, quindi questo può variare tranquillamente. Hanno caratteristiche, ragazzi, che possono essere utili sotto questo punto di vista. E c'è un punto fermo ad oggi di davanti? Ma secondo me Italeng è cresciuto tanto, ha ancora margini di crescita, però sta già facendo un lavoro diverso rispetto a prima, e quindi in questo momento mi sento di dire che Italeng è il punto fermo in questo momento, se continuerà a essere così, perché poi dopo io guardo sempre il campo e guardo sempre la settimana.